Buonasera, sono Paola Quaglia, originaria della Varresia e siamo qua per illustrare le caratteristiche del nostro paese. Allora, una caratteristica molto diffusa è la rotuna, cioè più che una caratteristica è proprio il lavoro della nostra valle. Prima della prima guerra mondiale si usava la Kreusma, che era il macchinario, diciamo, l'attrezzo di lavoro da portare sulle spalle, perché loro si spostavano, raggiungevano luoghi dove potevano trovare lavoro. Era fatica perché appunto pesava anche 80 kg, di conseguenza hanno pensato bene di aggiungere le ruote a questo attrezzo di lavoro. A questo tipo di lavoro usufruivano molto anche i soldati, i militari, perché con le baionette, con le varie cose, facevano affilare ai nostri antenati. Sempre più si sono evoluti, perché spostandosi nei paesi dovevano essere pronti anche a disporre le attrezzature, e crescendo sempre di più siamo passati alla bicicletta, perché permetteva di fare ancora più chilometri, dovevano lavorare fino a Firenze dal Friuli, quindi cerchiamo di capire bene l'utilità della bicicletta. Questo era mio nonno, mio zio, che si spostavano appunto e portavano anche delle realtà diverse al nostro paese. Realtà diverse del nostro paese sono anche queste, perché gente però qui ha cominciato a girare per campi e boschi, prati, e alla ricerca di erbe selvatiche commestibili da raccogliere per poi trovare dei laboratori artigianali che hanno saputo trasformare il prosciutto. Diciamo le nosce trave, che sarebbe la nostra erba, insomma, le nostre erbe, i prodotti semplici, trasmettendo così sapori e sensazioni della nostra Varresia. Abbiamo dei prodotti cosmetici e alimentari che sono veramente buoni. Nei pesti viene addirittura aggiunto l'aglio della Varresia, che è comunque un prodotto molto diffuso per le sue proprietà. Ecco. In questo sistema l'aiuto l'abbiamo ricevuto anche da queste aziende, che hanno aiutato a crescere sempre di più la nostra valle, il nostro prodotto, e a farci conoscere. Ma adesso non l'ha presa.